Bentornati a tutti in questo nuovo video. Questo video sarà un po' diverso dal solito perché voglio far vedere anche a voi che cosa è successo a me dopo che ho fatto il vaccino. E prima di cominciare il video vi faccio vedere un'anteprima del nuovo acquisto, ovvero questa splendida Suzuki RMZ 450, che diciamo è un quasi pronto pista, possiamo definirlo. È targata, ma al momento non è targata, con mozzifaba all'anteriore, il solito disco maggiorato, forcelle preparate, sospensioni preparate, scarico Akrapovic, set di slick. Queste sono le slick d'allenamento, poi ci sono anche quelle più belle con il mozzofaba al posteriore, canale da 5 posteriore, questo è un 4,5. Pompa 16x18 e pinza Brembo con una piastra veramente rudimentale. Vi faccio vedere un po' la differenza che ho avuto io a provare la moto senza il vaccino e con il vaccino per il Covid. Però prima di iniziare il tutto facciamo partire la sigla. Prima di cominciare, tuta completa, stivali, casco e mascherina. Andiamo a tirare l'aria che dovrebbe essere in questa zona. Ok, benzina c'è. E se andiamo a fare un po' di prove, vediamo un po' come funziona. Questo qua è la frizione, questo qua è l'acceleratore, questo è il freno davanti, lì c'è il freno dietro, queste sono le marce. Sequenziali, quindi prima in giù, folle, seconda, terza, quarta, quinta. E essendo sequenziali bisogna farle in ordine, non si può fare come l'auto, passare dalla prima alla terza. Sono da fare tutto in ordine. Vediamo un po' se riesco a guidare. Sembra più difficile del previsto riuscire a guidare questa moto qui. Many months later. Buona, adesso che ho fatto il vaccino mi è venuta voglia di andare in moto e vediamo se questo vaccino ha migliorato le mie abilità in moto. Dai, adesso facciamo un bel girettino e proviamola qua in strada, tanto questa è la solita strada chiusa, e vediamo un po' se sono migliorato o meno.
È davvero incredibile, ragazzi, quanto sono migliorate le mie abilità di guida dopo aver fatto il vaccino, quindi mi raccomando, fatelo tutti. Ovviamente stavo scherzando, ho iniziato ad andare in moto all'età di 6-7 anni, credo, e ho moto veramente da una vita, passando da quelli monomarcia, il primo 125, dopo il 2.5-2 tempi, un altro 2.5-2 tempi, 4.5-4 tempi, ne ho passato un po' di tutte, la maggior parte ovviamente erano motard, però adesso ho anche un cross là dentro e ve lo farò vedere più avanti. Fatemi sapere qua sotto se questo video vi è piaciuto o no, se vi piacciono un po' di action con le due ruote. Non posso fare molto qui perché purtroppo non è un circuito e i video in pista sono un po' difficili da organizzare, soprattutto perché io non ho il trasporto per questo e su strada con questa roba ho deciso di non andarci più già da un bel pezzo. Mi raccomando anche a tutti voi, se volete andare forte in moto, fatelo in pista e non fatelo in strada, e soprattutto sempre con l'abbigliamento adeguato, casco, guanti, tuta tutta completa, stivali, tutto il resto, perché davvero l'asfalto non perdona. Se qualcuno di voi è interessato magari a una collaborazione o quant'altro con le due ruote, fatemi sapere. Ho a disposizione sia questo sia un 2.5-2 tempi, cross o motard, come volete, tanto entrambi i kit. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di questa moto, giù nei commenti. Iscrivetevi al canale per continuare a seguire questi progetti, i progetti alle auto, alle Civic Turbo, che adesso un po' alla volta si stanno muovendo, alle Civic di Bob e un po' tutti gli altri lavori. E ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti!